Benvenuti all'evento organizzato dal progetto Base 5G. Cosa il 5G può fare per te? Siamo in diretta dal Politecnico di Milano. Prima di presentarvi il responsabile scientifico del progetto, diamo solo un paio di informazioni generali. L'evento è visibile in streaming anche sul canale YouTube Open Innovation di Regione Lombardia. Per chi si è iscritto invece all'evento ci sarà la possibilità di interagire con i nostri relatori. Vi chiediamo di scrivere le vostre domande utilizzando il Google Form che abbiamo condiviso in chat. In questo modo potrete scrivere le vostre domande durante tutta la durata del seminario e ci prenderemo dei momenti poi per interagire con i relatori, rispondere alle vostre domande ed eventualmente lasciare la parola a chi desiderasse intervenire. Quest'anno, come sapete, il tema della Milano Digital Week è la città ecosostenibile. In questo seminario cercheremo di spiegarvi come concretamente il nostro progetto contribuirà a realizzare questo obiettivo. Lascio subito la parola al professor Matteo Cesana del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e grazie a tutti per la partecipazione. Buonasera a tutti, anche da parte mia, sia quelli collegati qui in Webex e anche quelli che ci seguono live sul canale YouTube. A me è il compito quindi di rompere il ghiaccio per questo seminario e di darvi un minimo di contesto sul progetto Base 5G, che è appunto l'oggetto dell'evento di questa sera. Allora, il progetto Base 5G nasce proprio per rispondere alla domanda che dà il nome all'evento di questa sera, quindi cosa il 5G può fare per te e ancora quali sono gli ambiti che beneficeranno di più della tecnologia 5G, che sono un po' le domande ricorrenti quando si parla di tecnologia in senso lato e in particolare quando si parla di tecnologia 5G che, come sappiamo, introduce una serie di migliorie tecniche che però devono essere messe a sistema per appunto fornire un impatto su qualche ambito applicativo. Bene, il progetto Base 5G, che ho il piacere e l'onore di coordinare, mira proprio a dare delle risposte tangibili e chiare a queste domande, dimostrando come il 5G possa integrarsi con altre tecnologie per fornire dei servizi avanzati che siano anche fruibili facilmente dall'utente finale. Abbiamo qualche problema tecnico sulle slide che vediamo di risolvere al più presto, così possiamo riprendere. Sì, è andato giù.
Rieccoci, scusate, scusateci tanto, è il bello della diretta. Questa pandemia ha fatto un sacco di danni, inclusi questi piccoli danni collaterali legati allo smart working. Dicevo, il progetto nasce proprio per dare una risposta a queste due domande che sono un po' il fil rouge dell'evento di oggi, quindi cosa può fare 5G per te e quali sono gli ambiti che beneficeranno maggiormente di questa tecnologia che, come sappiamo, si propone di introdurre un sacco di migliorie lato tecnico e tecnologico, che però, come dicevo prima, devono essere messe a terra, messe a sistema per raggiungere degli obiettivi che abbiano un qualche impatto in diversi ambiti applicativi. Il progetto Base 5G è un progetto, per darvi un minimo di contesto, finanziato da Regione Lombardia sui fondi europei per lo sviluppo regionale tramite la Call Hub Ricerca e Innovazione, che appunto ha come obiettivo quello di dimostrare come il 5G integrato con altre tecnologie possa effettivamente avere un impatto su diversi ambiti applicativi che siano di uso per i cittadini, per le imprese, e quant'altro. Qual è la visione del progetto? La visione del progetto è sostanzialmente che la tecnologia, pur essendo molto pervasiva e molto potente, deve o possa anche sparire verso l'utente finale. Mi spiego. I servizi digitali, in buona sostanza, o nell'ambito dell'applicazione dei servizi digitali, l'interazione tra l'utente finale e l'ambiente che l'utente vive in un certo momento è molto spesso, quasi sempre, mediata da un dispositivo personale, quindi uno smartphone, un tablet o quant'altro, che è il punto di contatto tra l'utente e il servizio che è fornito dall'ambiente in cui l'utente è immerso. Questo funziona molto bene come pattern di interazione, però si può fare di meglio perché la grossa mole di dispositivi interconnessi intelligenti, interconnessi tramite tecnologia 5G, consente di fatto di progettare degli ambienti intelligenti in grado di fornire servizi avanzati all'utente finale. Quindi l'ambizione, la visione del progetto 5G è proprio quello di progettare degli ambienti intelligenti che automaticamente si adattino all'utente che vive in un certo momento, fornendo a quest'utente dei servizi che siano sempre più personalizzati. Quindi la nostra casa, il nostro ambiente casa, il nostro ambiente ufficio, il nostro ambiente università, il nostro ambiente scuola, il nostro ambiente veicolo e anche il nostro ambiente campo sportivo possono diventare degli attori con cui l'utente finale interagisce per avere dei servizi in maniera totalmente automatica. È chiaro che, diciamo, realizzare questa visione richiede un ensemble di competenze, tecnologie, di componenti che comprendono diverse cose. Innanzitutto competenze e tecnologie legate ai dispositivi, ai sensori per la raccolta dei dati sul campo. Ovviamente competenze legate all'infrastruttura 5G, che è colonna portante del progetto Base 5G per la trasmissione e il trasferimento di queste grosse mole di dati verso postazioni di calcolo di un certo livello, le piattaforme per la gestione di questi dati, le cosiddette piattaforme IoT e ovviamente le interfacce di visualizzazione e attuazione verso l'utente finale che devono essere al contempo immersive ma molto facilmente fruibili da chiunque. Ed è proprio in questa integrazione che si può generare del valore aggiunto, quindi dall'integrazione tra tecnologia 5G e questi componenti che il progetto Base 5G crede si possa effettivamente incidere su diversi ambiti applicativi, progettando degli ambienti intelligenti in diversi ambiti. Il progetto è organizzato in 5 work package verticali che studiano e dimostrano come sia possibile l'integrazione delle tecnologie di cui parlavamo poco fa per appunto realizzare degli ambienti intelligenti in diversi scenari applicativi verticali che vanno dall'ambito campus, l'ambito veicolo e mobilità in senso lato, l'ambito logistica, l'ambito formazione e l'ambito sportivo. I singoli, diciamo, scenari applicativi verticali poi si innestano e si integrano su un work package più tecnologico, che è il work package 1 che vedete nella slide,
in cui si studiano delle ottimizzazioni della tecnologia 5G per renderla più, diciamo, performante sulla base dei requisiti dei singoli scenari verticali e al contempo per diciamo, migliorarla at large. Il focus di ogni work package del progetto 5G è molto diciamo, direzionato verso l'innovazione dimostrabile, cioè ogni work package alla fine ha come obiettivo specifico quello di produrre un dimostratore che in maniera tangibile possa dimostrare appunto quale sia l'efficacia e l'effetto della tecnologia 5G integrata con altre tecnologie su uno specifico ambito applicativo, tentando di rispondere un po' quindi alla domanda cosa può fare il 5G per te. Non mi dilungo troppo sul contenuto tecnico dei singoli work package perché questo sarà oggetto degli interventi successivi. Invece vorrei chiudere questa mia brevissima introduzione spendendo due parole sul partenariato del progetto 5G. Allora, tutti i partner, il partenariato del progetto 5G è costituito da un insieme molto ben bilanciato, secondo me, di entità di diverso tipo, molto ben bilanciato sia dal punto di vista della dimensione dell'entità, quindi grosse, piccole, medie industrie, che dal punto di vista delle competenze negli ambiti specifici di progetto. Quindi oltre al Politecnico di Milano, che io rappresento qui, in rigoroso ordine alfabetico, partecipano al progetto 5G, H, Another Reality, Life, Vodafone e YAIP. Un tratto distintivo che io ho avuto modo di apprezzare coordinando il progetto di tutti questi partner è la grossa pulsione di tutti questi partner verso l'innovazione e la ricerca applicata, che poi trasferiscono tutti nei loro prodotti e nei servizi che poi vanno a, diciamo, offrire sul mercato. Chiudo qui questa mia introduzione, avrete modo di entrare in contatto con queste entità, queste società, negli interventi successivi, e quindi lascio spazio subito al prossimo intervento che introduci tu, Alice. Perfetto, grazie mille. Grazie al professor Matteo Cesana per l'introduzione. Ripeto per chi si è connesso qualche minuto in ritardo, per qualunque domanda vogliate porre a tutti i nostri relatori ospiti questa sera, abbiamo condiviso nella chat un link a un Google Form che potete compilare in qualunque momento durante quest'ora. Scendiamo ora un po' più nel vivo, nel concreto degli ambiti di applicazione di questo progetto. Cominciamo con l'ambito Smart City, Smart Campus, per cui abbiamo ospiti il dottor Gianluca Stefanini, responsabile delle soluzioni Smart City, Energia e Mobilità per Vodafone Italia, e il dottor Lorenzo Cecon, del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Grazie. Per Vodafone è un vero piacere essere ancora una volta qui sul palco, ancorché virtuale, della Milano Digital Week, per raccontare un altro tassello del nostro percorso di innovazione in ambito servizi dedicati ai cittadini e alle comunità, e in particolare al percorso di innovazione abilitato dal 5G. Sono ormai veramente 3-4 anni che lavoriamo a strettissimo contatto con un partenariato molto ampio, e nello specifico con un partenariato molto forte con il Politecnico di Milano, con cui abbiamo avviato un percorso che nello specifico dell'ambito Smart City e Smart Campus vuole dimostrare concretamente, come è già stato anche rimarcato poco fa, quanto le nuove tecnologie ed in particolare il 5G possono abilitare, possono contribuire a realizzare servizi per il cittadino sempre più vicini alle esigenze del cittadino stesso e sempre più facili da utilizzare. In particolare all'interno del progetto Smart Campus base 5G si vuole andare a concentrare l'attenzione su un'area particolarmente importante del Politecnico stesso, in particolare su un'area che è il nuovo campus di architettura del Politecnico, che è un'area recentemente oggetto di un intervento di ristrutturazione e valorizzazione degli spazi ispirata da un'idea dell'architetto Renzo Piano.
Adesso a breve vedrete anche qualche immagine che illustra gli spazi di questo nuovo bellissimo campus. Quest'area è stata, come dicevo, recentemente oggetto di un intervento di ristrutturazione e valorizzazione molto importante, che l'ha restituita alla comunità più bella, più funzionale e ancora più moderna. In un contesto come questo diventa particolarmente centrato con gli obiettivi del progetto Base 5G andare a realizzare un percorso di cosiddette smart direction che andranno a rendere ancora più fruibili gli spazi attraverso una guida che possiamo definire immersiva dei cittadini, degli utenti che frequentano il campus verso le aree di specifico interesse, verso i servizi che intendono fruire all'interno del campus stesso. Chiaramente in questo contesto è molto importante il ruolo che ha la tecnologia nel suo complesso, come è stato già rimarcato, il 5G con le sue caratteristiche, in particolare per questo progetto sono rilevanti la bassa latenza, quindi i tempi di risposta al millisecondo e il concetto, il paradigma dell'edge computing. Però non mi dilungo sulla parte tecnologica perché poi più tardi nel panel avremo un intervento di Tommaso Vio che vi racconterà un po' più proprio nel dettaglio cosa tecnologicamente è rilevante all'interno di questi progetti. Però è importantissimo rimarcare anche da parte mia che è fondamentale innestare questa tecnologia, l'innovazione che porta il 5G all'interno di un ecosistema di innovazione, un ecosistema tecnologico che è fatto nel caso specifico anche di intelligenza artificiale e di una serie di ulteriori implementazioni che in qualche modo si integrano con l'arredo urbano che permettono a queste smart direction che anticipavo di essere sostanzialmente un'esperienza immersiva per il cittadino utente che permette quindi a chi sta frequentando il campus di fruire degli spazi in modalità digitale, innovativa e sempre più vicina alle esigenze del cittadino stesso. Lascio la parola al dottor Ceccon che vi racconta un po' più nel dettaglio chi sono gli utenti a cui ci riferiamo all'interno di questo servizio che stiamo andando a implementare e come concretamente stiamo lavorando per farlo. Buongiorno, sono Lorenzo Ceccon del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico. Noi ci occupiamo in particolare delle ricadute del 5G sullo spazio pubblico urbano e come laboratorio, come abbiamo visto, abbiamo l'intero Campus Leonardo e i suoi utenti, che sono gli studenti, i professori e tutti quegli altri operatori che sono presenti in questi spazi. Il 5G sappiamo che consente l'Internet of Things, abbiamo visto, che sono quindi, per esempio, sensori e attuatori distribuiti nello spazio, che rendono lo spazio potenzialmente adattabile in maniera dinamica secondo chi lo occupa. Gli scopi che ci prefiggiamo sono, da un lato, creare uno spazio più accessibile, più inclusivo, più democratico, ma dall'altro anche uno spazio più personalizzato. Come tenere insieme questi due obiettivi? Beh, abbiamo ideato un nuovo modello, che abbiamo chiamato Smart Bubble, che sostanzialmente, si riferisce a quello che viene definito spazio relazionale, quindi quella specificità di rapporto tra lo spazio e il singolo utente, con le sue caratteristiche, quindi potrebbero essere handicap, ma anche gusti, la musica che uno ascolta nelle cuffie, ma anche i social networks cui è iscritto. Il problema poi è come, mettere insieme le diverse bubbles, e da questo punto di vista, si pensa a un processo dinamico che si autoaggiusti sugli obiettivi che abbiamo posto. Come e dove testare tutto ciò? Bene, non solo direttamente sul campus, ma anche attraverso un modello virtuale di cui avete visto qualche immagine, ma che insomma verrà tramite l'intelligenza artificiale in qualche maniera sintonizzato, per così dire, sul campus reale, in modo tale da diventare una sorta di laboratorio tascabile dentro il computer, dove pretestare questi processi, queste innovazioni, per poi andare a vedere in concreto nel campus se e come abbiamo raggiunto gli obiettivi ed eventualmente migliorare. Passo la parola agli altri componenti del team che vi spiegano gli altri aspetti di questo progetto interessante. Grazie. Grazie, dottor Stefanini e dottor Ceccon. Passiamo ora ad approfondire l'ambito mobilità.
Diamo la parola a Emanuele De Filippis, Delivery Management Unit Manager di HA Italia, e alla professoressa Monica Nicoli, del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Buonasera a tutti. Per noi di HA è davvero un piacere far parte di questo gruppo e partecipare a questo lavoro guidando e facendo parte di quello che chiamiamo VP3, ovvero del VP dedicato allo sviluppo, alla dimostrazione dell'utilizzo del 5G all'interno del veicolo. L'idea di questo VP è quella di studiare un design innovativo di veicolo che consenta di fruire al meglio delle possibilità offerte dalla connettività a bassa latenza 5G. Come pensiamo di farlo? Come lo stiamo facendo? Tramite due assi. Il primo è quello dell'assistenza alla guida, quindi andare a sviluppare un dimostratore di sistema ADAS che sia basato su 5G e che sia basato sostanzialmente sulla connettività V2X per il riconoscimento degli ostacoli, oltre a migliorare l'esperienza di viaggio del nostro utente. Il secondo asse è quello di una progettazione innovativa degli interni che tramite la tecnologia e l'innovazione consente di fruire al meglio del viaggio, da parte dell'utente. Quali sono gli elementi costitutivi del nostro VP? Sicuramente la connettività 5G e sicuramente la comunicazione e il design vero e proprio del veicolo. E poi per entrare poi all'interno del veicolo con un'automatizzazione dei sistemi interni e dei sistemi di sicurezza, sviluppare, mettere a punto un sistema di interazione con l'utente innovativo basato su ADAP Display e Gesture Recognition e la comunicazione con sistemi di visione esterni o interni al veicolo che consentano il riconoscimento degli ostacoli. Ecco, prima parte del nostro lavoro è stata quella di individuare lo scenario all'interno del quale calare il nostro sviluppo. Fra varie possibilità abbiamo scelto di implementare la giornata tipo di un businessman che vada in giro con il suo veicolo, e qui si può vedere tutto il lavoro svolto per definire la mappa, la journey map di questa persona, che poi porta alla scelta dei due scenari che vogliamo implementare. E qui lascio la parola alla professoressa Nicoli. In questo progetto stiamo realizzando due diversi use case in cui l'obiettivo è quello di usare il 5G per connettere il veicolo con la strada e con i suoi utenti per, diciamo così, aumentare la percezione dell'ambiente che circonda il veicolo, per rilevare situazioni di potenziale rischio in anticipo e intervenire per proteggere l'utente. In questo primo use case, che è chiamato protezione dell'utente vulnerabile, quindi del pedone, abbiamo anzitutto una strada intelligente e un veicolo intelligente. La strada intelligente è fatta di unità a bordo strada che sono equipaggiate, come si diceva all'inizio, da sensori, sistemi di elaborazione dei dati, sistemi di comunicazione 5G. In questo modo la stazione che vedete in corrispondenza del semaforo può rilevare un pedone che sta attraversando la strada e informare in tempo reale il veicolo che vedete sta sopraggiungendo dalla destra e che non vede il veicolo. Non vede il pedone, e quindi il veicolo vede attraverso gli occhi dell'infrastruttura prima del tempo, il conducente viene allertato e se non interviene è il veicolo stesso intelligente con sistemi di guida assistita che riduce la velocità automaticamente per evitare ovviamente l'impatto. Il 5G quindi serve in questo caso a estendere il campo di percezione per poter prevedere o anticipare la rilevazione di determinati eventi e aumentare la sicurezza.
Un secondo scenario che qui vi vedete rappresentato vede un secondo veicolo che sopraggiunge dietro il veicolo in primo piano. In questo caso il secondo veicolo arriva con una velocità sostenuta. Di nuovo la roadside unit, l'unità a bordo strada, con i propri sensori, videocamere, sistemi di elaborazione, rileva il veicolo che sopraggiunge e informa il veicolo in primo piano. E in questo modo, diciamo così, se nel caso diciamo sfortunato in cui l'impatto non fosse evitabile, quello che può fare il veicolo intelligente è mettere in atto tutta una serie di meccanismi per proteggere l'utente. Abbiamo un piccolo guasto tecnico con le slide. Ok, il veicolo può proteggere l'utente attraverso l'attivazione automatica di sistemi come la regolazione dei sedili, le cinture di sicurezza piuttosto che le airbag. E non solo, un altro aspetto importante oltre al controllo della dinamica del veicolo, all'elaborazione e alla sensoristica, un altro aspetto che menzionava Matteo all'inizio, è l'interfaccia uomo-macchina, quindi è importante che tutti questi elementi che la rete 5G ci consente di rilevare nell'ambiente vengano proposti a chi guida, al conducente e anche ai passeggeri, in un modo che sia il più possibile non invasivo e al tempo stesso efficace e ben percepito. Quindi un tema è anche quello che stiamo analizzando dell'interfaccia uomo-macchina con tecnologie avanzate e simulatori come quello che vedete in figura per testare queste tecnologie. Quindi il 5G è un po' la tecnologia che fa da come dire, che connette tutti questi elementi per realizzare la strada intelligente. Passo la parola ai colleghi del work package successivo. Grazie. Grazie professoressa, grazie ai relatori che hanno fatto questi primi approfondimenti sugli ambiti applicativi del progetto in ambito Smart City, Smart Campus e mobilità urbana. Ci permettiamo di rispondere alle prime domande che sono arrivate dai partecipanti al seminario. Lascio parola al professor Matteo Cesana, grazie. Sì, grazie Alice. Sì, abbiamo fatto un po' di domande, ovviamente non possiamo rispondere a tutte, facciamo una veloce selezione delle domande diciamo più pregnanti. La prima domanda è riguarda il VP2, quindi la prima presentazione che abbiamo visto, quella sull'ambito Smart Campus. E chiedono i nostri ospiti quali sono diciamo gli utenti a cui ci si rivolge prevalentemente, sono studenti, sono professori, cioè se il dimostratore che si sta per diciamo realizzare è focalizzato a una certa tipologia di utente, se sì quale. Magari chiedo di rispondere al professor Stefano Maffei, che anche lui fa parte del gruppo di lavoro del VP2. Grazie Matteo. Allora, credo che la domanda sia una domanda effettivamente interessante. Diciamo che l'esperienza del VP parte da una dimensione di sperimentazione contestuale che è applicata al campus, quindi le categorie che tu hai menzionato, che sono gli studenti, i professori, ma non solo, tutti quelli che in un qualche modo necessitano di un orientamento all'interno dello spazio delimitato dal campus, quindi immagino per esempio fornitori, ospiti esterni, visiting professor, quindi tutti quelli che hanno a che fare con questa visita saranno certamente considerati come profilo di utente. Una volta che questa sperimentazione arriverà a regime e in qualche modo costruirà un modello delle interfacce e anche un sistema di infrastrutture, questo tipo di risorsa potrà essere applicato ad altri elementi che hanno delle caratteristiche assimilabili a un contesto di campus, quindi sto immaginando i grandi spazi interattivi della collettività, giusto per fare un esempio, potremmo dire un grande ospedale diciamo all'interno di un'area urbana, un centro di ricerca, o comunque dei luoghi di comunità in cui questo mix di esigenze che noi rappresentiamo nella sperimentazione del Work Package 2 in qualche modo risulta applicabile anche diciamo per trasferimento e per adattamento rispetto diciamo alle prestazioni che il sistema ha. Non so se questo conclude diciamo la risposta, ma credo che sia diciamo un punto di partenza. Ovviamente potremmo entrare nei dettagli, ma credo che ruberemo molto tempo anche agli altri colleghi che devono intervenire.
Sì, grazie Stefano. La seconda domanda che abbiamo selezionato invece per i colleghi che si occupano dell'ambito mobilità, veicolo intelligente, è una domanda legata al mondo dell'entertainment, cioè un grosso segmento di mercato d'automotive riguarda l'intrattenimento a bordo, ok? Quindi ci chiedono i nostri ospiti da remoto se in qualche modo il progetto è focalizzato più su applicazioni legate alla security oppure se c'è una qualche possibilità di avere anche un impatto sulle applicazioni che sono più legate alla distribuzione dei contenuti multimediali all'interno dell'abitacolo. Insomma. Chiedo magari a Emanuele o Monica se vogliono prendere la domanda loro. Grazie Matteo. Sicuramente il nostro VP è focalizzato sulla safety, quindi sulla sicurezza e sull'assistenza da guida. D'altronde l'introduzione di un HMI avanzata, di un head-up display, della possibilità di fare comunicazione verso l'utente, apre la strada verso la fruizione di un maggior numero di contenuti multimediali e quindi anche di distribuzione di contenuti tramite la rete 5G. Per cui sì, è uno degli ambiti della nostra ricerca. Non so Monica se vuoi. Come diceva Emanuele, il focus del nostro dimostratore è in qualche modo un po' più sbilanciato verso la sicurezza stradale, ma certamente le tecnologie che stiamo analizzando, per esempio mi viene in mente anche per l'interfaccia uomo-utente nel modo in cui vengono forniti i contenuti che la rete o gli altri veicoli rilevano nell'ambiente, lo studio di queste nuove tecnologie device-less che si basano, non so, su display add-on piuttosto che sul riconoscimento dei gesti, della voce, cioè, in qualche modo sono tecnologie che forse possono tornare utili anche per l'altro contesto che menzionava l'ascoltatore che ha fatto la domanda. In questo senso ci stiamo occupando anche di questi aspetti. Questa parte dell'entertainment non è, diciamo, il focus degli use case che stiamo realizzando adesso, ma sicuramente in qualche modo le metodologie sono applicabili. Grazie. Va bene, grazie Monica. Direi che possiamo procedere con gli altri interventi. Proseguiamo allora approfondendo l'ambito di applicazione Smart Learning. Abbiamo ospite come relatore il dottor Guido D'Arezzo, Event Operation Manager di Another Reality, a cui lascio subito la parola. Virtualmente interverrà anche la professoressa Di Blas del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Sì, grazie per l'introduzione. Buongiorno a tutti, io sono Guido D'Arezzo e nel breve tempo che ho a disposizione oggi introdurrò il nostro contributo per il progetto Base 5G. In particolar modo vi introdurrò alla piattaforma Virtuademy. Virtuademy è una piattaforma che, grazie alla realtà virtuale, permetterà a docenti e studenti di creare degli spazi virtuali, degli spazi didattici virtuali, in cui poter interagire. E in particolar modo ai docenti verrà data la possibilità di utilizzare un authoring tool, una sorta di editor, che esattamente come un kit Lego permetterà loro di creare le proprie lezioni virtuali e farle fruire ai propri studenti. E come avverrà questo? Questo potrà avvenire in diversi modi. Il docente, ad esempio, potrà caricare sulla piattaforma dei contenuti, quali ad esempio video 360, piuttosto che modelli 3D, che potranno essere presentati durante la lezione, piuttosto che delle vere e proprie meccaniche didattiche che verranno utilizzate per costruire una lezione custom ad hoc, quali ad esempio sondaggi o quiz, piuttosto che prove di verifica durante la lezione. I contenuti della piattaforma potranno essere fruiti dagli studenti sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. Grazie alla realtà virtuale, quindi, lo studente, nella versione sincrona della lezione, potrà, indossando il proprio visore, entrare nella lobby, nello spazio virtuale creato dal docente e avere la possibilità di interagire in tempo reale con i propri compagni e con il docente stesso. E quindi svolgere una lezione esattamente come facciamo in presenza, semplicemente lo farà con il supporto della realtà virtuale.
E gli studenti avranno anche la possibilità di fruire i contenuti in modalità sincrona, quindi il docente potrà caricare sulla piattaforma ad esempio la registrazione delle lezioni piuttosto che i modelli 3D utilizzati durante la lezione e dare come compito a casa agli studenti quello di interagire in realtà virtuale, quindi svolgere i compiti in modalità remota. E adesso per quanto riguarda le meccaniche didattiche e didattico-pedagogiche, lascio in realtà la parola a Nicoletta, che non è presente oggi con noi, ma ha registrato un contributo video. Dal punto di vista pedagogico, l'approccio che abbiamo deciso di adottare è, ci sembra, innovativo in questo senso, perché noi vogliamo portare una tecnologia sofisticata come la realtà virtuale a scuola davvero, per davvero e in tutte le scuole. E sappiamo che perché questo avvenga, la soglia d'ingresso deve essere bassa, non ci deve essere un eccesso di difficoltà per il docente. Ed è per questo motivo che la piattaforma Virtuademy cela all'utente finale l'infinita complessità che potete immaginare per la creazione dei mondi, degli ambienti, dei contenuti, dei permessi e dei poteri di coloro che la abitano, e si presenta all'utente finale, cioè al docente e agli studenti, come estremamente semplice da utilizzare. E come avviene in concreto? Che cosa dobbiamo immaginare? Immaginiamo una scatola di Lego. E il docente sceglie dalla scatola di Lego dei pezzi che sono le componenti della sua esperienza didattica. Facciamo un esempio, potrebbe dire: io comincio con una parte di lezione, a cui segue una parte di quiz, a cui segue una parte di presentazione da parte degli studenti di progetti, poi può seguire una classe di dibattito e altre attività di questo tipo. Quindi compone l'esperienza didattica proprio come con il Lego. La nostra linea guida di base essenziale è proprio questa: vogliamo che il docente resti al centro dell'esperienza didattica, padroneggiando ciò che gli è proprio, cioè la pedagogia e il contenuto disciplinare. Al resto, alla difficoltà tecnica, pensiamo noi, ci pensa la piattaforma. Quindi, in breve, Virtuademy consente in maniera molto semplice e accessibile a tutti di creare esperienze didattiche estremamente sofisticate basate sulla realtà virtuale e rese possibili dall'incredibile connettività del 5G. Per l'ambito educazione stiamo realizzando Virtuademy, che è una piattaforma che si basa su tecnologie come realtà virtuale, realtà aumentata e connettività veloce come il 5G. E in breve la piattaforma permetterà a professori e studenti da remoto di incontrarsi in mondi virtuali e di avere interazioni fra di loro e fare lezioni e attività di laboratorio insieme. In maniera simile a come funzionano i videogiochi multigiocatore, avremo professori e studenti che tramite degli avatar si incontreranno in questi mondi virtuali e potranno svolgere delle varie attività come appunto lezioni, laboratori e scambi di materiali. E grazie alla connettività veloce come il 5G non avremo dei problemi di latenza, perché potremo avere decine di persone che parlano fra di loro e questa comunicazione avviene in tempo reale. Le persone si vedono fra di loro con mani e testa e avremo anche il linguaggio del corpo durante le attività. Parlando di realtà virtuale, spesso si parla di grafica 3D. Proprio come nel mondo videoludico, noi stiamo utilizzando degli strumenti per lo sviluppo di videogiochi. Per esempio, utilizziamo dei game engine come Unity e insieme ad attività di programmazione, audio, grafica 3D e 2D, realizziamo questi mondi virtuali e tutta l'interazione che può avvenire all'interno di essi.
Per realizzare questo ci sono diverse figure coinvolte nel processo lavorativo, sia figure tecniche, multidisciplinari, come programmatori, designer, grafici, ma anche figure di dominio. Noi alla fine stiamo realizzando una piattaforma che sì, potrebbe sembrare un po' come il mondo dei videogiochi, ma deve effettivamente servire per tutto il mondo educativo e poter funzionare davvero. Bene, ringrazio Nicoletta e Fabio e per concludere voglio essenzialmente rispondere alla domanda che cosa il 5G può fare per voi e essenzialmente come viene impiegato nella soluzione di Virtuademy. Il 5G viene impiegato in Virtuademy perché rende possibile effettivamente la condivisione quasi istantanea dei contenuti, quindi immaginiamoci grossi numeriche di studenti e docenti che possono comunicare in tempo reale. Non ci sarà più bisogno di aspettare molto tempo per condividere un contenuto, questo avverrà quasi istantaneamente, rendendo possibile quindi una vera connessione, una vera comunicazione tra studenti e docenti. Lascio la parola al dottor Cesare. Grazie, dottor Guido D'Arezzo. E dopo gli ambiti smart city, mobilità urbana e apprendimento, spostiamoci per approfondire un po' l'ambito della logistica, che è presente sia in realtà civili che industriali, dove veramente il 5G potrà fare la differenza nel futuro. Come relatore abbiamo ospite il professor Matteo Corno, professore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, e la dottoressa Bergamaschi, del partner aziendale IEIP, che ci farà una breve dimostrazione dal vivo. Grazie per l'introduzione. E cosa intendiamo con logistica? La logistica è il processo di pianificazione ed esecuzione dello spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Quindi ogni volta che noi abbiamo la necessità di spostare delle cose da un punto A al punto B, stiamo risolvendo un problema di logistica. Però tutta la logistica non è uguale. La logistica industriale è relativamente semplice dal punto di vista della navigazione. Sicuramente avete visto dei video di magazzini completamente autonomi in cui decine di robot in una danza quasi perfetta spostano del materiale da un punto A al punto B. Ebbene, in questo tipo di applicazione la difficoltà principale sta nella pianificazione e nella realizzazione dell'infrastruttura. Lasciatemi dire che i veicoli in questo tipo di applicazione possono essere relativamente stupidi. Tuttavia, la situazione cambia in ambienti dinamici. Ambienti dinamici che possono variare da un minuto all'altro e possono essere anche frequentati da persone, quindi non solo più da robot. In questo caso il veicolo non può essere più stupido, ma il veicolo deve essere in grado di decidere, percepire e scegliere come evitare ostacoli e qual è il modo migliore per raggiungere il suo obiettivo. In questo contesto IEIP è stato progettato come veicolo autonomo per eseguire delle consegne in ambienti dinamici, ambienti che non sono mai uguali a se stessi, ma variano e sono frequentati anche da persone. In particolare, in questo work package, stiamo sfruttando la potenzialità del 5G per migliorare le prestazioni di IEIP. E dove sono i vantaggi del 5G? Avete già sentito questi tre vantaggi nelle presentazioni precedenti. Abbiamo un'alta banda, ovvero una grande capacità di trasmettere dati, una bassa latenza, ovvero una immediata risposta della rete alle nostre possibili richieste, e infine un edge computing, ovvero la possibilità di remotizzare i conti che altrimenti IEIP dovrebbe fare con i computer di bordo. Bene, in questo contesto noi possiamo alleggerire i compiti che l'intelligenza di bordo di IEIP deve eseguire e possiamo quindi migliorare le prestazioni, ad esempio sfruttando l'edge computing e trasferendo direttamente solo nel momento in cui è necessario le informazioni dell'ambiente verso IEIP. Pensate ad esempio alle mappe. Le mappe degli ambienti che IEIP deve navigare possono occupare molto spazio. Ebbene, nel momento in cui IEIP non deve tenerle più a bordo, ma può riceverle direttamente dalla rete, riusciamo a ridurre il costo e migliorare l'efficienza del veicolo. Non solo questo, ma è anche possibile mettere in comunicazione IEIP diversi, quindi più veicoli appartenenti alla stessa flotta, che possono quindi collaborare scambiandosi informazioni in tempo reale sull'ambiente, su possibili ostacoli, e quindi prendere decisioni in modo più efficiente ed efficace. Per conoscere più da vicino IEIP, passo la parola alla mia collega Sara Bergamaschi, direttamente dalla sede di IEIP. Sì, buonasera a tutti, sono qui con IEIP, non so se riuscite a vedere la nostra diretta appunto dai nostri uffici.
Non ancora, Sara. Ok, mi dicono che adesso riuscite a vederci. Noi siamo qui appunto in diretta dai nostri uffici con YAPE in modo da presentarvi da vicino la nostra tecnologia e il nostro prodotto. Cos'è YAPE? Come ha anticipato dal professor Corno, è un droide a guida autonoma per la last mile delivery. YAPE è in grado di offrire servizi a basso contatto. Cosa vuol dire? Grazie alla nostra tecnologia riusciamo a limitare quelli che sono i contatti che appunto si creano all'interno del processo di delivery. Come accennato prima, la peculiarità del nostro prodotto è la sua capacità di navigare sia in ambienti interni, come uffici, come appunto stiamo vedendo in questo momento, sia in ambienti esterni, come strade e ambienti appunto pubblici. YAPE inoltre con la stessa tecnologia è in grado di muoversi in contemporanea negli stessi ambienti. Questo va a identificare scenari come esempio campus universitari nel quale appunto siamo in presenza di parcheggi o comunque di strade esterne e di più complessi di edificio, così come campus industriali appunto come già precedentemente detto. Come naviga YAPE? Come potete vedere, YAPE ha dei sensori all'interno dei veicoli che sono camere che potete vedere sulla parte esterna e perimetrale del veicolo e sopra il coperchio un LiDAR. Questo di fatto cosa ci permette? Ci permette di raccogliere informazioni in tempo reale sull'ambiente e appunto ci permette di percepire eventuali ostacoli e in caso di necessità di cambiare e ricalcolare i propri percorsi. Questi sensori, inoltre, in una fase iniziale, in una fase di installazione, ci permettono di raccogliere tutti i dati necessari per costruire le mappe sulle quali poi YAPE si localizza e da lì inizia appunto la guida autonoma. Guida autonoma che ad oggi è a livello condizionato, quindi un livello 3, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che qualora YAPE incontrasse una difficoltà, è in grado di chiamare una SCHELP a un operatore posto alla control room. Control room che permette in tempo reale di ricevere informazioni non solo sullo stato dello YAPE all'interno di una mappa, ma anche dati di telemetria e i dati appunto delle telecamere che permettono il telecontrollo appunto da remoto del droide stesso. Cosa fa il 5G per noi? Come anticipato da Matteo, grazie alle caratteristiche del 5G riusciamo appunto a rendere più efficiente il servizio della delivery e anche di abbassarne appunto il costo. Con questo vi ringrazio e possiamo passare anche alla sessione di domande. Grazie al professor Corno e grazie a Sara Bergamaschi e a YAPE per questa dimostrazione molto concreta e significativa. Ci fermiamo un attimo prima di approfondire il prossimo ambito di applicazione perché sono arrivate alcune domande dal pubblico che adesso rivolgeremo ai relatori. Sì, un paio di domande molto interessanti direi che io aprirei a tutti quelli che hanno parlato fino adesso. La prima è una domanda diciamo provocatoria. Un nostro ospite dice tutto quello che ci state facendo vedere in realtà si può fare anche con altra tecnologia che non sia 5G, tranne forse lo use case sul veicolo. Okay? Quindi mi piacerebbe che tutti gli speaker che hanno parlato fino adesso, magari uno per VP, tentasse di rispondere a questa domanda molto molto interessante. Quindi magari facciamo Gianluca Stefanini risponde per il VP2, Emanuele o Monica per il VP3, Guido per il VP4 e Matteo Corno per il VP5. Grazie. Inizia Gianluca, magari Stefanini. Gianluca, inizi tu. Io volentieri, grazie Matteo e anzi grazie per la domanda. Assolutamente interessante rimarcare il ruolo differenziale del 5G in alcuni contesti ed effettivamente forse alcune volte può passare il fatto che il 5G sia solo, tra virgolette, un'evoluzione in termini di connettività più veloce o semplicemente più potente. In realtà
nella gran parte degli use case che sono stati raccontati, dei servizi che sono stati raccontati, ci tornerà poi sopra ancora il mio collega tra poco, ha un ruolo fondamentale anche l'elemento dell'edge computing, che è un altro degli elementi fondanti, caratteristiche fondanti del 5G, che abilita la vera trasformazione, la vera rivoluzione che il 5G può portare. Ovviamente sempre in un contesto di continuità con l'innovazione che negli ultimi anni ovviamente sta già procedendo grazie alle tecnologie IoT e grazie chiaramente anche al 4G. Però avere un elemento di, diciamo, un luogo anche fisico dove si possa portare l'intelligenza necessaria ad implementare i casi d'uso che abbiamo visto fino adesso dentro la rete dell'operatore e in sostanza vicinissimo all'utente, quindi non magari risiedere su un cloud lontano qualche centinaio di chilometri da dove poi l'utente deve utilizzare il servizio stesso, rende veramente possibile la bassissima latenza che è necessaria ad esempio per lo use case in ambito mobility che giustamente l'ascoltatore rimarcava, ma anche molte delle altre cose che sono state raccontate. Quindi da un lato assolutamente vero che è una evoluzione in continuità con l'innovazione e non è solo il 5G chiaramente in grado di abilitarlo, ma dall'altro il 5G ha delle caratteristiche che rendono possibili cose che fino ad oggi non lo erano, non solo nell'ambito della mobility, ma anche ad esempio per quanto riguarda Yape, perché è protagonista della sperimentazione già da diversi anni anche con noi, ma anche in ambito smart city, ad esempio andando sul caso d'uso che abbiamo raccontato prima, la possibilità di elaborare informazioni in tempo reale su un elemento di intelligenza che sta molto vicino all'utente permette di essere assolutamente più efficaci e di scaricare, ad esempio, capacità computazionale dai singoli device, dai singoli smartphone piuttosto che i singoli sensori che altrimenti rischiano di essere o troppo costosi o comunque troppo diciamo fragili per poter essere scalati in quantità. Va bene, grazie Gianluca. Magari chiedo telegraficamente agli altri responsabili di ambito di insomma, rispondere alla stessa domanda. Perché 5G e non altro? Per quanto riguarda l'ambito smart mobility, come già è stato sottolineato, ovviamente è importante il 5G, da un lato per la latenza, che deve essere ultra bassa, dall'altro, la latenza bassa è chiaro perché i veicoli usano questi segnali per controllare il moto, dall'altra larghezza di banda, anche quindi velocità trasmissiva elevata, perché in prospettiva questi veicoli si condivideranno dati sempre più massicci come dati di videocamere, lidar, radar e quindi serve anche una capacità trasmissiva elevata che solo il 5G può dare. E terzo elemento che forse ancora non è emerso nella descrizione dell'ambito smart mobility che abbiamo fatto ma che è importante sottolineare, l'edge computing, quindi avere una capacità computazionale vicino ai veicoli per poter rispondere tempestivamente alle necessità dei veicoli. E chiudo dicendo che queste diverse caratteristiche, prima cosa, ci sono solo col 5G e non ci sono con le generazioni precedenti e soprattutto diventano ancora più importanti in uno scenario di evoluzione verso la guida autonoma, verso livelli di automazione sempre più alti. Grazie Monica. Guido, ambito formazione. Sì, per quanto riguarda il modulo Smart Learning, in realtà anche qui si torna a parlare della latenza, quindi la possibilità veramente di condividere in maniera istantanea non soltanto i file audio-video, che possono essere i modelli 3D piuttosto che i video 360, ma proprio la possibilità di comunicare con una persona magari dall'altra parte del mondo in maniera istantanea e svolgere contemporaneamente nello stesso spazio virtuale in sincrono delle particolari azioni. Grazie Guido. Matteo, logistica? Per quanto riguarda la logistica, il vantaggio del 5G si può tradurre fondamentalmente in flessibilità, perché sono d'accordo che finché Yape si muove in ambienti industriali piccoli, chiusi e ben strutturati,
il 5G potrebbe non essere particolarmente vantaggioso. Tuttavia, avere la possibilità di accedere al 5G con le caratteristiche che abbiamo visto fino a questo punto ci permette di allontanarci dall'infrastruttura e quindi ridurre i costi legati sia all'infrastruttura sia al potere computazionale che dobbiamo installare a bordo di Yale. Grazie. E per il momento andiamo avanti a illustrare e approfondire gli altri ambiti di applicazione del progetto. Ritorneremo poi con un altro momento dedicato alle altre domande che ci sono pervenute dal pubblico. Lasciamo quindi la parola per l'applicazione in ambito sport and leisure events al dottor Andrea Giacosi di Life Italia e al professor Aliberti del Dipartimento. Ci scusiamo per il disguido, c'è stato un problema temporaneo di connessione. Possiamo riprendere, ridò subito la parola al dottor Andrea Giacosi. Buonasera, direi che c'è stata subito un'emozione per rompere il ghiaccio allo scoccare delle 18. Bene, grazie per l'introduzione. Farò una breve presentazione del WP6, quale partecipa Life, Vodafone e il Politecnico. E come vedete l'ambito diciamo del work package è quello degli sport e degli eventi in generale con molti partecipanti. E una piccolissima introduzione su qual è la tecnologia che abbiamo portato a questo work package. Life è una società che ha sviluppato diciamo nel corso del tempo tecnologie per l'acquisizione, l'elaborazione, il trasporto di dati fisiologici, di segnali dati fisiologici. Ha sviluppato sensori indossabili, quello diciamo dal quale si è partiti è il segnale cardiaco grazie ad un sensore a secco, quindi compatibile con la modalità wearable, non quindi gli elettrodi che si utilizzano wet in normali contesti di studi ospedalieri. E 4 anni fa abbiamo certificato il primo dispositivo che a tutti gli effetti è quello che vedete qui in questa diciamo, slide, che è un dispositivo indossabile che oltre diciamo, a 10 elettrodi che permettono la raccolta di completa 500 Hz di tutta diciamo, l'equivalente di un esame cardiologico a valenza quindi che permette la refertazione, ha introdotto anche tutta l'analisi della dinamica respiratoria. E negli ultimi 4 anni quello che ci siamo concentrati a realizzare, oltre diciamo, ad aggiungere nuovi sensori come la temperatura, la saturazione, che in questo periodo diciamo, è particolarmente nota a tutti, e abbiamo lavorato tantissimo nel collegare il dispositivo e quindi trasformarlo da un dispositivo indossabile, comunque comodo e da utilizzare in un ambito di studio medico, in un oggetto connesso alla rete, quindi un dispositivo IoT a tutti gli effetti che raccoglie i parametri fisiologici e li può portare al medico, quindi in un contesto più di telemedicina, telemonitoraggio. Sempre per anticipare o rispondere alle domande precedenti sul 5G, i dati fisiologici ce ne sono alcuni, come appunto la temperatura, che cambiano veramente lentamente, ma se andiamo nell'ambito cardiologico o diciamo la parte elettroencefalografica e tutta questa parte qui, le frequenze, la mole di dati è più vicina diciamo a uno streaming video HD che quindi è nella direzione uplink, quindi è molto importante avere una rete come il 5G. A livello di evoluzione, il concetto della tecnologia Life è quella di avere dei nodi intelligenti collegabili insieme, quindi in maniera modulare, portando sempre più sensori per monitorare
ulteriori grandezze fisiologiche, in quello che noi amiamo chiamare la wearable clinic. Quindi il comfort e la naturalezza dell'indossare un dispositivo per poi acquisire i dati. Un breve riassunto di quello che è il dispositivo, che vedete qua, vi ho descritto più o meno prima quali erano i sensori principali, la parte cardiologica, la meccanica respiratoria, intesa proprio l'analisi della dinamica e non solo della frequenza respiratoria. Poi il professor Aliverti approfondirà tutta la parte del movimento, e il dispositivo è un normale capo di biancheria che può essere lavato in lavatrice o a mano. E l'unità che vedete qua dietro è il nostro acquisitore logger, che in realtà è un primo edge computing. Poi c'è il secondo edge computing, che è quello della rete 5G, altrettanto importante. Questo dispositivo alimenta l'intero sistema, è in grado di acquisire dati, può fare dei calcoli locali, interagire con l'applicazione, e è posizionato sul retro, diciamo, della maglia, tra le scapole, e collega il sistema al mondo esterno. In questa slide qui si può vedere diciamo la picture generale, dove si riconoscono gli elementi tipici di una catena IoT. E in questo momento descritta più nella direzione uplink, quindi dove i dati vengono raccolti, vengono trasmessi all'edge, dall'edge possono andare verso diciamo applicativi front-end del medico, dove ci sono software di refertazione, sistemi di allarme. E per ora ho descritto apparentemente uno use case molto diverso da quello cui ha dato il titolo. In realtà quello che abbiamo fatto in questo work package, che faremo nel seguito, è rideclinare questa tecnologia in un contesto di movimento, di sport. Quindi questo dispositivo qua che vedete concettualmente utilizza la stessa tecnologia degli altri, quindi una tecnologia che è certificata da un punto di vista medicale, quindi ha una valenza diagnostica non solo quando si è, diciamo, nel letto a casa fermi, ma diagnostica anche durante l'attività. Quindi il nostro obiettivo in questo, diciamo, work package, adesso poi il professor Aliverti entrerà nel dettaglio, è di portare nell'ambito sportivo, in particolare ciclismo e corsa, la tecnologia rispetto alla versione medicale. Visto che si tratta appunto di attività dove la componente motoria è importante, oltre, diciamo, alla parte cuore e respiro che abbiamo descritto, si aggiunge e si potenzia notevolmente tutta la parte di movimento. Il dispositivo è dotato di 11 unità inerziali a 9 assi che permettono di raccogliere accelerometri, magnetometri e giroscopi, angoli articolari, movimenti, e il tutto campionato a frequenze sufficientemente alte da ricostruire anche l'impatto a terra e la propagazione. Io a questo punto passerei la parola al professor Aliverti, che entrerà poi nel merito dello use case. Grazie. Buongiorno, spero si riesca a vedere. Sì, buongiorno a tutti. Descriverò brevemente, con l'ausilio di un video che abbiamo recentemente realizzato, le attività di questo work package. Come ha anticipato Andrea Giacosi di Life, il dispositivo base è un garment sensorizzato che è in grado di acquisire una elevata quantità di dati fisiologici con elevata accuratezza, quindi elettrocardiogramma, quindi non banalmente il battito cardiaco, ma 6 tracce di qualità medica elettrocardiografiche, tracce respiratorie,
e movimento con questa rete di sensori inerziali. Queste caratteristiche sono utili anche in ambito sportivo, soprattutto in ambito sportivo. Perché? Perché consentono all'atleta che indossa questo indumento di... Vediamo se riusciamo a far partire il video, scusatemi. Ok, dovrebbe vedersi, sì. Consentono all'atleta di acquisire i suoi dati e lo sfruttamento della rete 5G è essenziale. Perché? Perché le caratteristiche di alta banda, di latenza praticamente pari o vicino allo zero e di edge computing consentono di fornire in tempo reale dei feedback all'atleta amatoriale o professionista che esegue il movimento sportivo. I dati vengono elaborati in tempo reale, in particolare non solo i dati elettrocardiografici e respiratori, ma anche i dati relativi al movimento delle braccia, delle gambe, del busto, sono elaborati nel senso che algoritmi di riconoscimento dell'attività e di calcolo degli angoli alle articolazioni, inclinazioni del busto, e consentono di fornire in tempo reale all'atleta dei feedback che lo possono aiutare, ad esempio, a correggere la postura sulla bicicletta, piuttosto che correggere i dati del passo, quali cadenza, tempi di doppio appoggio o asimmetrie eventuali durante la corsa o durante la pedalata. E quindi, come vedete, questi possono costituire di fatto quello che noi chiamiamo un virtual coach, cioè il sistema suggerisce all'atleta la correzione o comunque dei dati all'atleta durante l'esecuzione del gesto sportivo. Tutto questo è possibile grazie non solo alla rete di sensori, ma anche alla connessione 5G. Il secondo campo in cui noi stiamo lavorando è quello di eventi di gruppo, eventi sportivi. Direi in due direzioni. La prima direzione è quella di pensare a un gruppo di atleti che svolgono delle attività sportive, ad esempio di squadra o sincronizzate, e quindi di nuovo fornire dei dati in tempo reale che possano migliorare l'allenamento e la sincronizzazione tra i diversi atleti della stessa squadra. La seconda grande direzione in cui il nostro lavoro sta andando è quella di acquisire una enorme quantità di dati durante eventi sportivi quali diciamo maratone piuttosto che gare di ciclismo, nel quale il flusso di dati fisiologici può consentire non solo il monitoraggio degli atleti durante la gara, ma anche poi lo svolgimento di specifiche analisi e studi di popolazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore. E, dopo aver visto tutti questi ambiti di applicazione della tecnologia 5G, lasciamo spazio all'ultimo intervento per andare a capire un po' meglio proprio come il funzionamento della connettività 5G. E interverranno come relatori ospiti Tommaso Vio di Vodafone Italia e il professor Giacomo Verticale del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Sì, grazie mille. Allora, sì, chiaramente il nostro è l'ultimo intervento proprio perché è legato alla base di tutto quello che abbiamo visto finora, no? Cioè, noi come Vodafone abbiamo una grande responsabilità che è quella di realizzare un'infrastruttura che sia un'infrastruttura 5G che sia assolutamente efficiente dal punto di vista di tutto quello che abbiamo visto finora, no? Cioè, noi dobbiamo soddisfare i requirement di questi use case che abbiamo visto, che sono in qualche modo il nostro cliente diretto. Quindi il nostro work package si occupa di studiare sostanzialmente gli aspetti architetturali che sono abilitanti per tutto quello che abbiamo visto finora.
Abbiamo visto che principalmente il requisito di tutti i vari use case è quello della bassa latenza e dell'edge computing, no? Quindi, giusto per andare un attimo nel dettaglio a capire bene di cosa stiamo parlando, che cosa vuol dire bassa latenza e che cosa vuol dire edge computing? Allora, partiamo a considerare il bilancio complessivo della latenza di un'applicazione. Possiamo separare questo bilancio in quattro contributi principali, che sono la latenza sull'interfaccia radio, il tempo di attraversamento della rete dell'operatore, quindi diciamo dalla stazione radiobase fino all'uscita su internet, il tempo impiegato dall'informazione per raggiungere il server applicativo che è da qualche parte su internet, quindi un tempo che può essere anche molto importante, e infine il tempo di processamento da parte del server. Perché si parla di 5G? Quindi perché il 5G ha due aspetti fondamentali che aiutano a ridurre questo bilancio. Il primo è un'interfaccia radio nativamente più a bassa latenza, quindi che garantisce di ridurre in qualche modo il contributo della prima parte. Ma soprattutto è una rete che nasce con una natura virtualizzata, quindi è la prima volta che da standard si specifica una rete che abbia una natura basata su virtual network function, cioè elementi di rete virtualizzati. Questo permette di sfruttare l'elasticità data da questa natura per portare il server applicativo, che in questo momento è su internet, all'interno della rete stessa. E qui si parla di edge computing, cioè spostare la parte computazionale dell'applicazione vicina all'utente, eliminando completamente il contributo di latenza dato dall'internet pubblica e riducendo quanto più possibile il tempo di attraversamento della rete dell'operatore, in quanto adesso l'informazione non dovrà più arrivare fino all'uscita su internet, ma rimarrà confinata all'interno della rete, della nostra rete, della rete dell'operatore, quanto più vicino possibile all'utente. Abbiamo visto che questa tecnica, che si chiama appunto edge computing, permettendo di processare l'applicazione all'edge, riduce tantissimo la latenza e permette di abilitare tutti quei servizi che richiedono, per esempio, mi richiamo a quello che diceva prima IAIP, il tema di scaricare la capacità computazionale del veicolo demandando appunto a un edge computing tutto quello che è la parte computazionale che non sarebbe possibile effettuare su un cloud pubblico ad alta latenza. A questo punto però nasce il problema principalmente di stabilire dove devono essere posizionate queste piattaforme, in quanto più le spingiamo verso l'utente e più andiamo effettivamente a minimizzare il contributo di latenza, ma più introduciamo dei costi e delle complessità computazionali e delle complessità gestionali che sono molto, molto difficili da gestire se scalano troppo, troppo velocemente. Per questo motivo il nostro work package, adesso lascio al professor Verticale darvi i dettagli, si dà come scopo quello di trovare dei modelli che ottimizzino, che ci permettano di ottimizzare in qualche modo la parte di progettazione della rete, dell'edge computing, in funzione dei vari use case che dobbiamo andare a implementare. Lascio appunto adesso la parola al professor Verticale per proseguire. Grazie. Come anticipava l'ingegner Vio, avere questi piccoli data center sul territorio permette di attivare i servizi di edge computing e quindi di fornire questi servizi a bassa latenza che sono stati indicati un po' come il tratto distintivo del 5G nelle applicazioni che abbiamo visto. Tuttavia, attivare tanti piccoli data center sul territorio è un'attività che richiede molto tempo e non può che avvenire gradualmente. Nel progetto base 5G stiamo sviluppando un modello matematico che permetterà di pianificare in modo ottimo la rete, quindi per capire dove agire con l'aggiornamento della rete, con l'installazione di queste risorse di piccoli data center, in modo da raggiungere più territorio possibile e più popolazione possibile rapidamente. Per aggiornare questo modello matematico, quindi per definire i parametri, stiamo effettuando misure in campo grazie all'aiuto di Vodafone e stiamo effettuando misure in laboratorio, nel quale sperimentiamo anche varie tecnologie, varie opzioni tecnologiche offerte dal 5G. Vorrei citare in questa sede lo slicing e l'uso del software open source. Lo slicing è quella caratteristica del 5G che permette di
ricavare diverse reti private e virtuali completamente isolate, ciascuna dedicata a una singola applicazione. Nel 5G ci si aspetta che una significativa parte delle risorse sarà allocata per la gestione di infrastrutture critiche per l'economia e la sicurezza nazionale. Quindi abbiamo visto applicazioni industriali, applicazioni per la salute, ma anche ci sono applicazioni per il controllo della rete elettrica e dei trasporti. Questi devono essere completamente isolate tra di loro e isolate dagli utenti che navigano in internet o che effettuano streaming video. Lo slicing quindi permette di evitare che eventi che generano molto traffico, come possono essere le dirette sportive o il lancio della nuova piattaforma per videogiochi, ostacolino il corretto funzionamento delle applicazioni industriali e critiche. Per concludere, l'uso del software open source, che viene in qualche modo anche incentivato nella standardizzazione del 5G, permette anche di creare in modo semplice delle reti private virtuali, in modo semplice ed economico, e quindi rende il 5G attrattivo anche per quegli scenari che venivano indicati precedentemente come tipici delle reti Wi-Fi, come possono essere le applicazioni industriali indoor. Il 5G riesce a competere con Wi-Fi fornendo un'alternativa che sia sicura ed efficace. Grazie, passo la parola al professor Cesana. Grazie all'ingegner Vio e al professor Verticale per aver aggiunto questi dettagli tecnici che ci hanno permesso di comprendere meglio l'architettura che sta alla base di tutte le applicazioni che stiamo appunto progettando in questo, nell'ambito del progetto base 5G. A conclusione di tutti gli interventi lasciamo spazio per alcune domande che sono arrivate dal pubblico, purtroppo siamo arrivati un po' lunghi, però ci tenevamo a leggere una domanda che sicuramente è di interesse comune a cui possono rispondere diversi relatori. La domanda che è arrivata è: in quanto tempo ritenete che o prevedete che queste tecnologie saranno disponibili per l'utente finale, quindi per il cittadino? Magari faccio una chiosa alla domanda. Proporrei di rispondere prima per quanto riguarda la rete 5G, quindi qual è la roadmap di, diciamo, commercializzazione della rete 5G, e poi ogni ambito può rispondere per quanto di sua competenza. Quindi magari se qualche collega di Vodafone può rispondere sulla roadmap del 5G, poi passiamo la parola agli ambiti più applicativi. Tommaso, vuoi rispondere? Sì, rispondo io. Allora, il 5G è un servizio che è già disponibile, è stato già lanciato commercialmente da Vodafone ed è già disponibile in diverse città. Chiaramente poi si parla di 5G, si parla appunto di una rete, come ho detto, elastica, e che ha la possibilità di declinare, di servire molteplici use case, diversi servizi per l'utente. Quindi poi la specificità di quale servizio sarà disponibile, che basato sulla rete 5G, ovviamente va di pari passo anche con il servizio stesso, che deve essere in qualche modo integrato e reso disponibile e fruibile sulla rete 5G. Va bene, grazie Tommaso. Magari rispondo io per quanto riguarda il progetto. Il progetto, come vi dicevo durante l'introduzione, è molto orientato al prototipo, quindi per quanto riguarda la timeline del progetto, noi abbiamo in programma di avere disponibili prototipi di, diciamo, dimostratori di tutte le cose che avete visto messe sul tavolo oggi, una prima release per quest'estate, poi la release finale per l'estate del 2022. Occhio, sono prototipi, quindi da lì arrivare poi alla fase di ingegnerizzazione e commercializzazione, magari lascio rispondere a gli altri rappresentanti dei diversi ambiti applicativi. Automotive, Emanuele. Grazie Matteo. Ma le tecnologie che stiamo usando e abbiamo scelto sono di fatto già presenti in alcuni veicoli sul mercato. Basta inserire la Tesla ha una guida autonoma di livello 4. Quello che è il nostro elemento di innovazione è andare a far sì che il veicolo sia guida autonoma basandosi sull'interazione con il resto del mondo, no? Quindi sfruttare il 5G per realizzare davvero il V2X. Questo pone più che un problema tecnologico e realizzativo un problema omologativo,
quindi tutto sommato sono tecnologie già disponibili e che noi già in questo prototipo stiamo mettendo insieme per realizzare qualcosa. Come dicevi tu, sono prototipi. Il problema è omologativo e normativo e potrebbe volerci ancora qualche anno per vederli davvero su strada. Grazie Emanuele. Guido, vuoi dirci qualcosa sulla parte formazione? Sì, per quanto riguarda la formazione, come in realtà ha anticipato il professor Cesana, un primo prototipo sarà impiegato in determinati istituti che verranno identificati anche grazie all'ausilio del Politecnico già quest'estate, in realtà da settembre, compatibilmente con l'anno scolastico, a meno che non ci siano studenti disposti a provare la tecnologia già luglio-agosto. E, diciamo che un prodotto semilavorato invece sarà disponibile appunto alla fine del progetto, quindi 2022, e molto dipende dopo dall'evoluzione e dal feedback che riceveremo sui primi istituti, quindi l'estensione del prodotto finito dipenderà un po' dal sistema scolastico. Ecco. Matteo? Sì, mi accodo alla risposta data precedentemente. Le tecnologie su cui stiamo lavorando sono già disponibili in ambiti chiusi. Quindi nel momento in cui vogliamo far navigare, gestire la logistica in ambiti privati, la tecnologia è già disponibile, è già utilizzata. Per quanto riguarda invece gli ambiti aperti, siamo in attesa di una legislazione chiara sulle regole a cui questo tipo di veicolo deve attenersi. Grazie Matteo. Andrea, ci vuoi dire qualcosa? Sì, dunque, dividerei in due assi, diciamo, la parte B2B-B2C e la parte medicale health e performance. Sulla prima B2B, quindi ospedali e cliniche e assistenza domiciliare, abbiamo già lanciato quella parte tecnologica, quindi quella end-to-end che avete visto. E la nostra ambizione e volontà è, prima della fine del progetto, quindi entro il prossimo anno, di aver lanciato anche tutto il B2C sportivo. Quindi, come sapete, questo progetto è perfettamente in linea con quello che è la roadmap di sviluppo interna a Life. Quindi speriamo di... non dovrebbero esserci vincoli normativi da questo punto di vista, quindi speriamo di esserci quest'altr'anno con qualcosa di molto più di un prototipo. Grazie Andrea. Ci rimane l'ambito Smart City, Smart Campus, che probabilmente è quello più critico dal punto di vista del trasferimento tecnologico, giusto Gianluca, Stefanini? Ci puoi dire qualcosa su quello? Quando avremo servizi integrati nel nostro campus e nelle nostre città allineati con quello che stiamo facendo a livello di prototipo in questo progetto? Penso che Luca abbia un problema col microfono. Ok, adesso funziona. Infatti, in realtà avevo cercato di intervenire anche prima. Sì, allora, grazie. Allora, assolutamente, in generale, facevo solo una chiosa. Come diceva Tommaso, in realtà il servizio 5G è già disponibile a livello commerciale. Ovviamente il deployment delle singole applicazioni verticali di cui abbiamo parlato oggi, in generale quelle su cui si sta lavorando a livello di ecosistema, hanno bisogno di un'evoluzione proprio in termini di maturità, non tanto dalla parte tecnologica ma dalla parte di ecosistema, come dicevano anche i colleghi. Ovviamente in l'ambito Smart Cities, così come magari anche l'ambito Mobility, ha bisogno di un livello di diffusione anche proprio in termini di capillarità e di disponibilità, quindi sull'intero territorio, che non è quello a cui ancora siamo arrivati oggi. Però riprendendo anche un po' la risposta alle domande precedenti, dovete vedere il tutto come un percorso. Chiaramente una prima parte di servizi di fatto sono già in campo, alcuni servizi lo stanno per diventare. L'ambito delle smart cities è sicuramente uno di quegli ambiti che, come dicevi anche tu, ha bisogno di maturare ancora un po', e poi sicuramente è un tema di ecosistema e non solo, diciamo, di singolo operatore. Però tutto quello che stiamo sperimentando lo stiamo sperimentando in maniera concreta, quindi quello che vogliamo dimostrare è che tecnologicamente di fatto siamo pronti o siamo veramente molto vicini ad esserlo, e quindi fornire anche un po' uno stimolo
a tutto l'ecosistema a far evolvere sia la parte normativa che la parte di, diciamo, di investimenti complessivi per portare in campo questa innovazione. Sì, grazie Gianluca. Magari aggiungo solo un paio di osservazioni io. Secondo me, diciamo, la grossa novità del progetto base 5G sta proprio in questo, cioè nella coprogettazione di applicazioni e servizi che è fatta a quattro mani tra chi lavora su quel settore applicativo verticale e l'operatore Vodafone, perché questo sostanzialmente costringe a integrarsi, cosa che nel passato si faceva molto molto raramente. Quindi Vodafone o l'operatore vendeva servizi o vedeva connettività e chi ci doveva in qualche modo costruirci sopra il proprio servizio la comprava con un rapporto molto rigido. Il grosso aspetto innovativo su cui spingiamo molto come progetto è proprio quello, quindi la coprogettazione di applicazioni e servizi a quattro mani. Okay? E secondo me questo è una good practice che poi traina anche verso un rollout del servizio della tecnologia più rapido rispetto al passato. Ecco. Grazie professor Cesana. Come Politecnico di Milano che coordina il progetto base 5G, aggiungo solo che questo progetto è appunto improntato allo sviluppo sperimentale, integra una realtà come il Politecnico di Milano che è un'università e quindi apporta, diciamo, la parte di ricerca scientifica e realtà aziendali formate sia da piccole e medie imprese che grandi aziende strutturate nel settore. Il raggiungimento di questi obiettivi che ci chiama in causa più che mai in un periodo come questo, dove tutta l'Italia è connessa contemporaneamente alla rete per motivi di studio, di lavoro, di entertainment, sarà possibile anche grazie al sostegno finanziario dell'Unione Europea e della Regione Lombardia, che attraverso i fondi strutturali per il programma per lo sviluppo regionale ha in parte finanziato questo progetto. Bene, chiudo io magari. Io volevo solo ringraziare tutti quelli che sono stati talmente coraggiosi di rimanere fino alla fine, nonostante tutti i problemi tecnici di cui mi scuso, dovuti a questa modalità blended, un po' in presenza, un po' da remoto, che crea sempre un pochino di problemi. Poi noi ci abbiamo messo il carico, nel senso che abbiamo avuto 50 speaker diversi con 50 dispositivi diversi da gestire, quindi mi scuso per tutti i problemi tecnici che insomma sono sopraggiunti. Io spero che qualche bit di informazione sia arrivato a chi ci ascolta da Webex e anche dal canale YouTube, e come coordinatore del progetto base 5G vi ringrazio ancora e vi rimando ai nostri contatti qualora aveste domande o necessità di approfondimento su alcune cose che purtroppo non siamo riusciti a coprire in questo evento. Grazie ancora a tutti e alla prossima.